citiamo, non so, ieri De Bortoli, oggi Lucrezia Racchi sul Corriere, tutte e due dicono questa cosa degli investimenti, no? E lo dicevo anch'io l'altra sera quando commentavamo il video di Fitoussi, lo dicevo Fitoussi, cioè questo è un punto credo fondamentale, cioè noi siamo arrivati in una situazione in cui per rigenerare ricchezza e quindi anche per alimentare i nostri consumi, quindi non è un discorso, diciamo, anticonsumistico, bisogna avere questo senso dell'investimento che fondamentalmente nasce da una capacità di far confluire forze diverse, che abbia una prospettiva temporale e che pensi qualcosa che accade qui rispetto a ciò che sta fuori di qui. Questa cosa qui, come dire, se ci fosse la Fiat, e non sarebbe una bella cosa, la farebbe la Fiat. Ma dato che la Fiat non c'è, per fortuna, o riusciamo, come dire, a trovare delle condizioni in cui, come tu hai detto, no? Perché l'esempio anche che tu hai fatto di Bregenz va esattamente in quella direzione, o si trova la capacità di fare delle scommesse, di trovare dei punti di investimento. Di mettere in campo delle risorse che noi abbiamo e che forse non riusciamo neanche più a vedere, a incrociare cose che magari una va di qui, una va di lì al momento, no? Ecco, facciamo degli esempi molto concreti, stiamo parlando della Luna, l'Aticosa, per dire, il Lungolago, l'università, il lavoro, il campus, non so, potremmo fare elenchi, adesso me ne frega, io di politica con Masca non me ne intendo proprio per niente, quindi sono zero. Però tutte queste cose sono il nostro futuro, così come l'organizzazione dei servizi sociali, così come appunto il teatro sociale, diciamo così, no? Vedo lì il ruolo degli anziani, visto che siamo una popolazione di anziani, degli anziani attivi in questa città, che cavolo fanno i pensionati di Como, diciamo così, qual è il contributo, diciamo così, al futuro della città? Che certamente al di là del contributo personale, avrebbe bisogno anche di qualche pensiero, come dire, un po' più articolato. Ecco, tutto questo, diciamo così, se non ci inventiamo cose del genere non ci sarà prosperità. Però com'è possibile? Guarda, è impossibile. Quindi mi piacerebbe che uscisse l'idea che il campo non è la roba del terzo settore, buoni sentimenti, della gente che parla del bene comune, cioè sono cose molto concrete. Cioè è il futuro concreto della città, infatti è pieno di imprenditori e di rappresentanti delle associazioni economiche.